parlato in presentazione della partita, parlando che se volevi avere la possibilità di provare a portare a casa questa partita dovevi giocare la partita perfetta. Per me la partita perfetta non è quella tecnicamente dove fai tanti canestri, segni più degli altri. Era la partita perfetta dal punto di vista della concentrazione, dell'esecuzione e di ricordare ciò che abbiamo preparato in settimana. Vi spiace perché lo stesso tipo di preparazione che abbiamo tutte le settimane l'abbiamo avuto anche prima di Trento o con Venezia, e la differenza stasera credo che sia stata nell'intensità, nel tipo di concentrazione su entrambi i lati del campo per tutti e 40 i minuti, perché anche questa sera abbiamo fatto delle vaccate in attacco, abbiamo fatto qualche scelta sbagliata, però siamo riusciti a ricordarci che contro determinate squadre, contro squadre di un certo livello, come erano comunque anche Venezia e la stessa Trento, non puoi commettere due o tre errori di seguito perché li paghi. E questa sera io credo che noi pochissime volte abbiamo fatto due errori consecutivi, a tre non ci siamo mai arrivati, sia per l'attacco che per la difesa, e questo ci ha permesso, anche nel momento in cui Milano è riuscito a farsi avanti, è riuscito a metterci in difficoltà, quando hanno sbagliato loro, noi siamo riusciti a fare la cosa giusta. E questo parte soprattutto da un'intensità mentale che deve essere la chiave per la nostra squadra. Il top sarebbe riuscire ad avere questo tipo di mentalità, di intensità anche fuori casa. E purtroppo mi dispiace dirlo che riusciamo a farlo soltanto a tratti. Continueremo a lavorare anche in questa direzione, perché ho detto ai ragazzi che sei partite dobbiamo fare l'impossibile per provarle a vincere tutte e sei. Poi dopo vediamo che cosa succede. Siamo stati bravi anche con giocatori che fino adesso avevano fatto fatica, e siamo stati bravi a tenere botta fisicamente, e questo poi ci ha dato fiducia per giocare in attacco cercando a turno il giocatore più in condizione. Quindi in alcuni momenti è stato Antonutti, poi è stato il momento di Crosariol, e sono contento soprattutto perché i giocatori che per due o tre quarti non sono riusciti ad entrare in partita, perché è stata brava anche Milano ovviamente, nel momento in cui sono stati chiamati a dover fare qualcosa di utile lo hanno fatto, e quindi mi riferisco al rimbalzo extra di Lombardi, ai canestri alla palla recuperata di Moore, al Terran Petaway che credo che abbia fatto una delle migliori prestazioni difensive dell'anno nonostante alcuni up and down durante la partita per quanto riguarda l'attacco. Quindi credo che questa partita l'abbiamo vinta meritatamente, perché per 40 minuti secondo me siamo stati più concentrati, più cattivi e più vogliosi di vincere rispetto a Milano, e con questo tipo di mentalità abbiamo colmato il gap fisico e tecnico che c'è chiaramente tra le due squadre. Questa era una squadra che nonostante le altre tre partite in settimana comunque con il Bamberg fino a due minuti era in partita, ha provato a ribaltare la gara, quindi nonostante l'assenza è una signora squadra. Quindi bene, mi sembra anche che i risultati, guardando soprattutto a quello che è il nostro obiettivo finale di provare a salvarci il prima possibile, siano stati anche discreti. Bene, un bellissimo spettacolo, perché il palazzetto pieno, corretto, caldo, così credo che ce l'abbiano pochi in Italia. Credo che la cosa più bella è il risultato di squadra, una squadra che ha un obiettivo contro una squadra che ha un altro obiettivo, e in un palazzo così pieno è stato un risultato stupendo. Dei singoli lo sai, a me non mi piace parlare mai, perché io credo che anche la prestazione di Antonutti arriva perché vicino tutti i giocatori gli hanno tolto pressione, hanno dato un certo tipo di contributo. Bravo Antonutti a non mollare mai,
in questi mesi in cui ha fatto fatica o fisicamente o tecnicamente, e quindi questo fa ben sperare, perché avere un Antonutti così, un Jenkins che crescerà e aspettiamo magari di recuperare qualche giocatore che adesso è sottotono, secondo me noi possiamo provare realmente a vincere tutte e sei le gare. Però godiamoci i ragazzi di questa sera, da martedì pomeriggio si riparte.